carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Fano hanno tratto in arresto un 26enne albanese del posto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina. L'arresto è stato frutto dell'incessante attività di controllo del territorio, finalizzata anche alla verifica del rispetto delle misure volte al contenimento del contagio da Covid-19. Le due pattuglie posizionate nei pressi del casello autostradale dell'A14 di Fano durante i controlli del traffico in uscita dalla rete autostradale hanno notato il passaggio di un Opel Meriva grigia in uso dal giovane intenta ad uscire dal casello, fornendo ai militari delle dichiarazioni di provenienza che non hanno trovato nessun riscontro. Da subito i carabinieri hanno riscontrato una certa insofferenza da parte del giovane al controllo in atto, con un ingiustificato nervosismo. Dal controllo effettuato è risultato che il mezzo non era di proprietà del 26enne. Durante la perquisizione sono stati ritrovati dei cacciaviti con punte compatibili con le viti di assemblaggio del cruscotto e della componentistica in plastica dell'abitacolo, che presentava segni di allentamento e di usura. I carabinieri hanno quindi deciso di smontare l'intero abitacolo del mezzo e solo dopo approfondite e minuziose ricerche sono riusciti a rinvenire, nascosti in un vano ricavato sotto il piantone dello sterzo, due involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina dal peso di oltre 100 grammi ciascuno. Al 26enne è stata effettuata la sanzione amministrativa di 1.066 euro per il mancato rispetto delle misure anti-Covid e il sequestro dello stupefacente, dichiarandolo subito in stato di arresto, trasferendo quest'ultimo presso il carcere di Villa Fastigi. Nei prossimi giorni verranno eseguite le misure qualitative e quantitative dello stupefacente per verificare la qualità e le singole dosi ricavabili.